Fino a qualche anno fa, ogni volta che succedeva qualcosa di assurdo nel mondo davanti agli occhi di un singolo spettatore fortunato, il resto della popolazione faticava a credere al suo racconto e si riservava il beneficio del dubbio in assenza di prove visive. Oggi questo problema non esiste più, grazie alle onnipresenti videocamere che seguono ogni nostro movimento. Numero 15. Cervo acrobatico. Gli umani che eseguono delle acrobazie speciali, come il salto mortale, ci lasciano sempre a bocca aperta. Ma come reagireste se vedeste un animale spiccare un balzo all'indietro? Quello che state vedendo è un cervo, e se avete osservato con attenzione, avrete contato ben 2 salti mortali. Non sappiamo cosa lo abbia spinto a contorcersi in quel modo. Le sue motivazioni rimarranno per sempre un mistero, riservato a Madre Natura. Numero 14. Ping pong. Ma gli animali non hanno solo doti interessanti per quanto riguarda le acrobazie fisiche. In questo video potete osservare un gatto che gioca a ping pong e che sta persino vincendo. Tanti umani faticano a mantenere il controllo della pallina per più di un paio di rimbalzi, mentre questo micio gioca con aria rilassata, come se avesse il pieno controllo della partita. Numero 13. Indicazioni stradali. Anche se non sono in grado di comunicare tra loro, umani e animali riescono comunque a capirsi nel momento del bisogno. 3 gatti superano di corsa un uomo mentre cammina in un bosco e pochi secondi dopo un altro micio appare sulla scena. Sembra che abbia perso i suoi compagni e non riesce a capire che direzione seguire per ritrovarli. In assenza di altre soluzioni, il gatto si rivolge all'uomo con lo sguardo e lui gli indica la strada giusta. Numero 12. Guida spericolata. La prima volta che abbiamo visto questo filmato, abbiamo pregato per lo spirito del conducente del mezzo, ma siamo rimasti stupiti dall'esito del suo gesto folle. Sembra che il camion carico di tronchi di legno sia in procinto di essere spazzato via dalla corrente del fiume in piena. Eppure il guidatore riesce ad attraversare il letto con successo e raggiungere l'altra sponda senza neanche perdere il carico. Numero 11. Cavallina. In questo filmato vediamo un uomo che gioca alla cavallina con una pecora. Non sappiamo se le ha spiegato le regole del gioco, ma sembra che l'animale sappia esattamente quello che deve fare. Guardate come rincorre il suo amico umano. In realtà è possibile che stia soltanto cercando di prenderlo a testate per averla disturbata nel suo habitat, ma ci piace pensare che stia giocando. Numero 10. Incontri ravvicinati. Questo filmato è stato registrato dalla videocamera di sorveglianza sul portico del proprietario di casa. Mentre l'uomo raccoglie della legna da ardere, un alce adulto si avvicina in silenzio con fare minaccioso. Quando l'uomo si volta, rimane scioccato di fronte alla bestia. Ma l'alce sembra più incuriosito che assetato di sangue. L'uomo comunque non gli lascia il tempo per cambiare idea e fugge a gambe levate. Numero 9. Padroni di casa. Questo intruso è riuscito a scalare la recinzione che protegge l'edificio, ma non sa che dall'altra parte lo aspetta una sorpresa che gli farà riconsiderare la sua scelta. Appena mette i piedi a terra, infatti, viene accerchiato da un branco di cani non esattamente ben disposti nei suoi confronti. Gli animali rincorrono l'ospite indesiderato, mordendolo e trascinandolo per i vestiti, ricordandogli che in questo giardino non si entra senza invito. Numero 8. Tacchino pazzo. Abbiamo sentito parlare di mucca pazza, ma adesso preparatevi al tacchino pazzo. È difficile credere che un pennuto tanto docile possa attaccare briga con un umano e vincere la battaglia. Ma grazie a questa videocamera non abbiamo bisogno di ricorrere all'immaginazione. Quando il povero fattorino prova a consegnare un pacco, il tacchino mostra di non essere affatto incline a lasciarlo passare. Numero 7. Barbiere maledetto. Una telecamera di videosorveglianza è un deterrente efficace contro ladri e intrusi, ma soltanto se tali ladri e intrusi appartengono al nostro mondo. Questo barbiere ha imparato a sue spese che i fantasmi non si lasciano scoraggiare dalle telecamere. Nel filmato vediamo degli oggetti che si muovono di loro spontanea volontà e un cliente che scappa spaventato. Porte e finestre sono chiuse, quindi non possiamo incolpare il vento per i movimenti sospetti nel negozio.
Se il responsabile non è un elemento naturale, né il proprietario del locale, allora cosa sta succedendo qui dentro? Secondo diverse persone, incluso il barbiere, si è trattato dell'ammonimento di un fantasma arrabbiato, forse per un taglio scadente ricevuto in vita. Numero 6. Un cavallo entra in un bar. Quante barzellette avete sentito che cominciano proprio così? La scena che vi mostriamo oggi si svolge però in una stazione di polizia inglese. Le forze dell'ordine dovrebbero essere in grado di tenere gli ospiti indesiderati al di fuori delle loro centrali, ma in questo caso i poliziotti erano troppo sconcertati per reagire secondo manuale. Nel filmato vediamo un bellissimo pony bianco e nero e fa il suo ingresso trionfale nella stazione con la sicurezza di chi ha varcato quelle porte altre 100 volte. Il cavallo però non ha il tempo di raggiungere la stanza del comandante e viene scortato fuori da un agente. In seguito, un portavoce della polizia ha dichiarato alla stampa che il pony si era perso per strada dopo una passeggiata nei campi. Ha scelto senza dubbio il luogo giusto per chiedere indicazioni. Numero 5. Inondazione. In teoria, gli ospedali sono tra i luoghi più sicuri al mondo. E forse è proprio per questo che il filmato che stiamo per mostrarvi ci ha colpito così tanto. A riprenderlo sono state le telecamere di videosorveglianza dell'ospedale Good Samaritan, in Nebraska. Nell'estate del 2014 la regione è stata piegata da temporali violenti e alluvioni costanti, come quella che ha messo in pericolo questa cittadina di 30.000 abitanti. La mensa dell'ospedale è stata il luogo più colpito. All'inizio del video vediamo il personale ospedaliero che esamina i danni già causati dall'acqua nelle ore passate. Ma pochi secondi più tardi, la situazione si complica quando uno scroscio d'acqua inarrestabile attraversa le porte della mensa, mandando tutti a gambe all'aria. Numero 4. Orso ecologico. Gli orsi non sono considerati gli animali più educati del creato. Se sono nervosi per qualche motivo, non esitano ad attaccare gli umani che incontrano sul loro cammino o a creare scompiglio nei giardini privati. Anche se orsi e umani non sono migliori amici, questo non significa che non possano darsi una mano nel momento del bisogno. Alcuni orsi, infatti, aiutano persino i loro vicini di casa a svolgere le incombenze domestiche quotidiane. Un uomo di nome Isaac Prisk ha lasciato in giardino il secchio della spazzatura da far svuotare nei turbini il giorno seguente, quando un orso appare sulla scena, dà un'occhiata al cestino e poi lo sposta educatamente oltre il vialetto d'accesso alla casa, dimostrando di essere un ottimo vicino. Numero 3. In volo. Quest'uomo turco è diventato involontariamente famoso sui social media dopo la condivisione di un video registrato dalle telecamere di videosorveglianza lungo la strada del mercato di Kardili. Quando il vento si alza e minaccia di rovesciare la merce sui banchi, gli altri commercianti levano bottega in fretta mentre il poveretto litiga con l'ombrellone che non vuole chiudersi. Tra gli sguardi sconvolti dei colleghi, l'uomo viene sollevato assieme all'ombrellone dal vento che lo spedisce chissà dove. Numero 2. Saper perdere. Le persone che dicono che i videogiochi sono pericolosi non hanno tutti i torti. In realtà però non sono i videogiochi stessi a nascondere rischi imprevedibili, ma le persone che ci giocano. In questo filmato vediamo un ragazzo perdere la calma in seguito ad una sconfitta e distruggere la sua tastiera. Chissà come reagirà quando tornerà nella stanza e si accorgerà che a causa del suo scoppio d'ira non può più giocare. Numero 1. Niente fiori. Questa donna arrabbiata è diventata un mistero virtuale per via del suo comportamento imprevedibile. All'inizio del video la vediamo camminare lungo la banchina della stazione, a passo di marcia, con in mano un mazzo di fiori. All'improvviso sputa per terra con rabbia e nei suoi occhi si legge una furia indomabile. Quando si ferma, le sue gambe scalpitano per la tensione. Alla fine la ragazza in rosso afferra i fiori a due mani e li scaglia violentemente contro il pavimento, come se le avessero fatto un torto. È più probabile che a farla arrabbiare sia stata la persona che glieli ha regalati, ma nessuna ragazza si è mai fatta avanti sul web per chiarire il motivo di un comportamento così bizzarro. E voi avete mai ripreso una scena incredibile con una videocamera? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.